figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri, viene a dimorare tra noi. Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli, vieni nella tua maestà. Re dei re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano, re dei re. Si è svolta ieri, 7 aprile, a San Giovanni Rotondo, la giornata diocesana dei giovani in concomitanza con la traslazione del corpo di San Pio nella chiesa a lui intitolata. Il tema della giornata, Voi siete l'adesso di Dio, è stato tratto da un discorso che Papa Francesco ha rivolto ai giovani durante la GMG di Panama e presente anche nella ultima esortazione apostolica post-sinodale, Christus Vivit. Per la prima volta con tutti i giovani della diocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, anche padre Franco Moscone, che durante una breve intervista raccolta subito dopo la celebrazione delle 11:30 nella chiesa di San Pio, ha ribadito la forza e il coraggio che hanno i giovani nella società oggi e la sua chiara posizione circa gli ultimi eventi accaduti a Casa Sollievo della Sofferenza. Ascoltiamo. Padre Franco, in occasione della giornata diocesana della gioventù si è ritrovato per la prima volta con tanti giovani della diocesi. Come si è sentito? Mi sono sentito benissimo, perché erano tanti, erano vivaci, anzi lo sono vivaci. Mi hanno posto delle domande importanti, non banali. Ho cercato di rispondere con un linguaggio giovanile e penso che mi abbiano inteso. E poi la celebrazione in chiesa mi ha impressionato, perché era la prima volta che entravo nella nuova chiesa di San Pio e mi sono trovato con un popolo direi enorme, ecco, e dovevo andare a cercare il gruppo dei giovani, ma credo che siamo riusciti a dialogare lo stesso. Sì, e la gioia poi si è sentita, ha contagiato tutti. A proposito della liturgia, si diceva il Signore fa nuove tutte le cose e ha ricordato anche due peccati di cui bisogna liberarsi, orgoglio e ipocrisia. Sia sopra, quando abbiamo iniziato il percorso nel portare le reliquie di Padre Pio dalla basilica superiore a quella inferiore, io la chiamo così, quasi alla francescana, ecco. Prendendo spunto dal Salmo, cioè nel 117, che è il Salmo della Domenica, ecco, ho detto che ci sono dei nemici dentro da cui dovremmo liberarci, che sono poi quelle pietre che si usano per tirare contro gli altri e che sono essenzialmente l'orgoglio, che ci fa mettere al posto di Dio e credere che siamo noi Dio, e l'ipocrisia, che ci fa mettere al posto della legge, per cui diventiamo i giudici di tutto, diventiamo il metro noi stessi, ma non è così. Ecco, se il Signore ci libera, ecco, da questi nemici interni, allora la costruzione della Chiesa, innanzitutto del Regno di Dio e della società, credo diventi più facile e più bella. È calato anche in una nuova realtà, quella di Casa Sollievo della Sofferenza, da quando è qui? Sì, sono calato, tutto è nuovo qui per me, anche se ormai sono 2 mesi, sono 70 e qualche giorno, ecco, di presenza in diocesi. È nuova la diocesi, è nuova l'esperienza attorno a Padre Pio e al movimento dei gruppi di preghiera e di questa folla, ecco, e oggi ho avuto l'esperienza della folla che arriva a San Giovanni Rotondo, ed è ancora più nuovo come attività, senza dubbio per me, perché non ci avevo mai assolutamente pensato, quella di dover in qualche modo, anche se in forma soft, dico, occuparmi di un ospedale e di questa opera di carità che è Casa Sollievo della Sofferenza, una eccellenza senza dubbio. E qualche giorno fa il presidente Emiliano la definì così, e io sono perfettamente convinto. Quindi per quello che ho visto finora, per questi mesi, per quello che ho conosciuto, che sia un'eccellenza forte, un'eccellenza che resiste. Ormai sono 60 anni e più e si è sempre sviluppata e non può che continuare così. Il Dio che fa nuove tutte le cose, che è la prima lettura, ecco, di questa domenica, senza dubbio aiuta a rinnovare, a fare nuove. Chi opera nella carità è anche l'ospedale, che è l'opera più evidente, insomma, di San Pio. Ne abbiamo sentite tante a proposito, però
ci dà la sua dichiarazione. In questi giorni ne hanno dette tante, anche perché il dottor Domenico Crupi, che è un amico, ha presentato le sue dimissioni. In seguito sono venute fuori dichiarazioni strane. Io non ho mai parlato, ho letto da alcune parti come mai il vescovo tace. Il vescovo tace per due motivi. Prima, perché nessuno gli ha chiesto niente. Secondo, è perché non tocca a lui parlare delle dimissioni. Dovrebbe parlare il dottor Crupi, che è interessato, e dire la sua, non io. Io certo su quello che ho letto e sentito posso dire qualche cosa. Secondo me sono state fatte delle illazioni perfettamente fuori posto e scomposte. Ne dico alcuna, per esempio si è detto che sono stati dei consigli di amministrazione burrascosi. Io ho vissuto finora due consigli di amministrazione, compreso l'ultimo, ecco, di mercoledì scorso, ed ho trovato un consiglio tranquillissimo, in pace e tra persone che sanno ragionare, sanno dialogare, sanno vedere i problemi e li presentano. Quindi questo non è assolutamente vero. Ho letto che a motivo di un crack finanziario sull'orlo della... Bene, quando 5 mesi fa mi hanno chiamato per dirmi dalla Santa Sede che ero anche presidente di quest'opera, mi hanno fatto vedere in qualche modo i bilanci e i conti, erano in perfetta forma, sono stati governati credo con molta onestà e benissimo in questi anni, e se in 5 mesi è andato tutto a rotolo devono essere veramente in gamba questi qui. Mi sembra essenzialmente fuori posto e una bufala, una grande bufala. Certo che fa piacere ai giornali far notizia, insomma, utilizzando quello che è un po' sempre lo scandalistico, o andare a cercare motivazioni dove probabilmente non ce ne sono, anzi non ce ne sono. Oppure l'altra, che si mette in vendita il patrimonio, che sappia io non c'è proprio nessun patrimonio da vendere, si va tranquillamente avanti. Io spero che il patrimonio cresca, proprio perché possa crescere sempre meglio Casa Sollievo e diventare sempre più un punto di eccellenza. Io sono contentissimo che attorno a Casa Sollievo ci sono punti che in qualche modo riguardano anche l'università e la scuola. Io vengo da quel mondo lì, penso al centro ricerche, che è una qualcosa di speciale, penso alla, che ho visto perché ho incrociato, la scuola per gli infermieri e le infermiere. Ecco, mi sembrano che siano altrettanti punti di eccellenza. Non ho visto da nessuna parte, nei consigli di amministrazione non abbiamo parlato assolutamente di svendere o togliere, insomma, rinunciare a progetti con università per queste cose, assolutamente. Quindi io sono tranquillamente sereno e sono convinto che Casa Sollievo è un sollievo ed è serena. Ecco. Ringrazio coloro che l'hanno governata in questi anni e che la stanno in questo momento governando, che secondo me ha fatto molto molto bene, e credo che le dimissioni del dottor Domenico Crupi siano coerenti con il suo procedere di questi anni passati, e che esca veramente bene, avendo terminato o ritenuto di terminare il suo impegno nel Consiglio di Amministrazione. Ha presentato anche il piano triennale, ha dato delle indicazioni per chi lo seguirà. Dopotutto si era in regime di prorogatio, e il regime di prorogatio dura il tempo breve, il tempo necessario per un'altra amministrazione, ma che deve continuare, insomma, con l'onestà, con il pensiero, con le prospettive di futuro di questi anni, e portarle avanti, magari migliorarle ancora. Insomma, l'eccellenza diventa sempre più eccellenza e non diminuisce. Questo è quello che penso, quello che desidero, quello che, di cui sono, direi, in coscienza certo. Le sue parole rincuorano molto e rassicurano molto. Dobbiamo mettere in conto un giornalismo costruttivo. È sempre così, insomma, un giornalismo costruttivo che aiuta alla politica, ossia che aiuta alla costruzione della società e delle istituzioni, perché una società senza istituzioni non esiste. Insomma, la società è fatta di istituzioni. Casa Sollievo, l'opera sanitaria, è un'istituzione fondamentale per la società, per la regione, insomma, per l'Italia. Ognuno porta il suo contributo. Se il giornalismo costruttivo aiuta a sviluppare le istituzioni e fa il bene a tutta la società civile e non solo alla Chiesa. Insomma, poi anche nella Chiesa vi è bisogno di un giornalismo buono, che tante volte è peggiore quello interno
che scaglia pietre, insomma era il Vangelo di oggi, no? Scaglia pietre. C'è un forte richiamo. Di ferire e in realtà si autoferisce. I giovani sono l'adesso di Dio, lei sa di essere un uomo di Dio e noi siamo in buone mani. Beh, io dunque quando diventai prete, avevo 26 anni nel 1984, e quando entrai in congregazione dopo la maturità nel 76, c'era stata la prima esperienza di un giovane seminarista ordinato prete sul letto di morte, era a Torino, si chiamava Cesare Bisognini. Il cardinal Pellegrino ottenne da Papa Paolo VI, adesso santo, il permesso di poterlo ordinare, anche se non aveva compiuto gli studi teologici, aveva 19 anni, 20, no, aveva un anno più di me, 20, aveva 20 anni e stava facendo il seminario a Torino. E visse due settimane come prete, la settimana santa e la settimana, allora si chiamava in albis, quella della misericordia, insomma proprio la fine della quaresima, il primo pasquale e la settimana della misericordia. E ricordo un'omelia, la prima omelia di questo ragazzo, Don Cesare, che fece un sillogismo strepitoso, che io ripresi nella mia prima omelia, e il sillogismo era questo: il prete è di Dio, Dio è di tutti, il prete è di tutti. Perfetto. Ecco, credo che questo valga per ogni prete, a maggior ragione in questo momento deve valere per me, avendo raggiunto la pienezza del sacerdozio come vescovo. Ecco, poi dire che sono un uomo di Dio non lo so, mi sforzo di stare con la gente nel nome di Dio e poi lascio che sia Dio a giudicare. La conclusione è perfetta, come il sillogismo. Grazie. Grazie. Grazie, Padre Franco. E al tele, Padre Pio. Grazie.